Bene, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Mi parla Ugo Lombardi. Antonella Intranò per ora non c'è, ma è come se ci fosse. Radio Science, siamo collegati con Radio Science, diretta da Rosario Moreno, e anche abbiamo in collegamento il direttore Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Stasera abbiamo un ospite graditissimo, e un ospite che ci consentirà di parlare di un argomento credo sia caro a molti di noi, molti dei nostri ascoltatori. Cioè, parleremo di divorzio e separazione con l'avvocato Raffaele Pagano, civilista, esperto matrimonialista di Bari. Pronto, avvocato Pagano? È in linea? Pronto, eccomi. Ecco, buonasera avvocato. Allora, prima di dare mi perdono un secondo. Tutti quanti. Sì, prima di dare la linea all'avvocato Pagano, chiediamo al direttore di Pianeta Oggi TV, Massimo Bonella, se ci sono delle notizie ultime di cui vuole informarci. Pronto Massimo? Sì, buonasera. Intanto buonasera. Prendiamo la linea da Venezia, saluto voi a Bari di Spazio Aperto, naturalmente la regia centrale in Treviso, Rosario Moreno. Prendiamo la linea, dicevo, da Venezia alle 18.33 per un aggiornamento delle notizie, e poi ci ricordo ci risentiremo verso il termine della trasmissione. E dunque, c'è una notizia di rilievo: il presidente russo Putin si augura che non sia necessario ricorrere alle armi nucleari nella guerra contro l'ISIS. Quindi pensate, si parla già di armamenti nucleari. Sono armi di precisione, poi proseguendo nella notizia, sono armi di precisione che possono essere dotate di testate convenzionali e speciali anche, vale a dire, nucleari. Putin ha aggiunto di sperare che ciò non sia necessario. Successivamente il ministro degli esteri Lavrov ha detto: non vi è alcuna necessità di usare armi nucleari contro l'ISIS, ce la caviamo con le convenzionali, anche perché questi qua sono talmente deficienti che se iniziamo a usare le armi nucleari non c'è più speranza per nessuno, neanche per loro. Quindi se arriviamo a questo, vuol dire che andiamo in una diciamo terza guerra mondiale con l'uso delle testate nucleari, quindi nucleare, radioattività, e la gente si ammale e muore il pianeta. Quindi bisogna essere proprio, parlare di adottare armi del genere, bisogna essere deficienti. Ma già il fatto che l'uomo di questo pianeta abbia creato non so quanti arsenali, migliaia, decine di migliaia, con armi che possono distruggere il pianeta Terra, ecco, già questo fa capire che siamo in una società mondiale completamente deficiente e forse anche ammalata con delle patologie, perché insomma questi sono i dati che ci portano poi gli elementi che ci portano poi a fare queste ovvie, più che ovvie, deduzioni. Andiamo avanti, abbiamo un'altra notizia. Dunque parliamo sempre di questo ISIS. Nelle mani dei terroristi di Daesh ci sono armi provenienti da oltre 25 paesi del mondo, tra cui quelle esportate 10 anni fa da Serbia e Bosnia Erzegovina in Gran Bretagna e poi giunte in Siria e Iraq. Lo rivela un rapporto di Amnesty International riferito da un emittente serba. Tra le armi usate dai jihadisti, fucili americani M16, armi di precisione di fabbricazione austriaca e russa, e armi automatiche di cinesi e belghe, ma anche fucili britannici del 1914 usati nella prima guerra mondiale. Cose incredibili, e su queste appunto cose incredibili alle 18.35 vi restituisco la linea per la conduzione di Spazio Aperto. A te Ugo Lombardi, vedo che sei tu di turno questa sera, innanzitutto un saluto cordiale a te e buon lavoro. Bene, grazie Massimo. Diamo subito la parola all'avvocato Raffaele Pagano, civilista, esperto matrimonialista in Bari, a cui rivolgeremo delle domande circa l'argomento della separazione coniugale e del divorzio. Ci sono state delle ultime novità, credo nel settembre del 2014 sono state approvate delle leggi innovative circa l'iter procedurale per giungere ad una separazione, e quindi chiediamo cortesemente all'avvocato Pagano se ci dà delle delucidazioni sulle novità che riguardano questo procedimento. Prego avvocato. Ecco, io non sento molto bene, la linea è abbastanza opacizzata, non so se voi mi sentite bene. Noi sentiamo bene, aumenteremo il volume allora. Pronto? Ecco, pronto. Sì, avvocato, prego.
Sì. Dunque, va meglio così? Per quanto riguarda questo l'argomento, la domanda posta, non c'è dubbio che è un argomento molto all'ordine del giorno, perché coinvolge moltissimi cittadini, moltissime famiglie, perché ormai separazioni e divorzi sono qualcosa così diciamo all'ordine del giorno, accadono con tanta frequenza in questa nostra società che ne stanno influenzando anche lo sviluppo sotto tanti profili, insomma, non so, dal creare tutta una serie di situazioni che e bisogni che la società deve soddisfare per tutte queste persone che da un matrimonio che si infrange, un matrimonio che si frantuma, vengono a trovarsi sole, vengono a trovarsi nella necessità di provvedere a se stessi, nella necessità di dover anche trovare sul mercato spazi adatti a loro, ai singoli. Comunque, questo semmai è un qualcosa di cui potremmo parlare anche dopo come effetto sociale, effetti che sono dirompenti per quanto riguarda le separazioni che ormai sono all'ordine del giorno. Per quanto riguarda l'iter procedurale, ovviamente è molto schematico, molto semplice e detto in poco. Con la nuova normativa che è stata introdotta, in definitiva si è messo riparo, primo, a quel lungo tempo che prima impegnavano le cause relative alle separazioni e divorzi, tempo veramente enorme, inspiegabile sotto tanti profili, tra cui anche l'obbligo di tentare sempre la conciliazione, che veniva fatta in prima battuta dal presidente del tribunale, e la cosa proprio anacronistica era che questo tentativo di conciliazione doveva essere ripetuto dopo averlo tentato in sede di separazione, anche in sede di divorzio. Il tentativo di conciliazione doveva necessariamente essere fatto dal presidente e precedeva l'istruttoria vera e propria della causa. È ovvio che è un anacronismo, o quantomeno insomma qualcosa che non risponde alle esigenze della società, perché è chiaro che se due coniugi avessero trovato ragioni per rimettersi insieme non avrebbero certamente aspettato di arrivare davanti al presidente del tribunale per andare a perdere un'udienza solo per tentare una conciliazione che evidentemente non c'è, è in re ipsa, perché se c'è la conciliazione le parti non si presentano davanti al tribunale né davanti al presidente in prima sede di separazione né successivamente. Con la innovazione che finalmente è stata introdotta, ovviamente tutto ciò viene superato abbondantemente, perché è stata introdotta appunto la conciliazione assistita, si chiama, cioè praticamente la coppia che dovesse riscontrare l'impossibilità di proseguire nel percorso insieme, nel percorso intrapreso con il matrimonio, e quindi la difficoltà di poter continuare a vivere insieme, e arriva o arrivasse alla decisione di separarsi, non ha più bisogno di tutto quell'iter, ma ha bisogno soltanto l'uno o l'altro dei due coniugi che prende l'iniziativa deve rivolgersi a un avvocato, il quale scriverà all'altra parte una raccomandata nella quale fa presente che il coniuge che l'ha incaricato desidera, ha deciso di separarsi, e quindi invita il destinatario o la destinataria della raccomandata a nominarsi a sua volta un professionista, un avvocato, e far sapere entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata se intende aderire alla mediazione oppure no. La legge dice che chi dovesse rifiutare il tentativo di mediazione, ecco, va incontro a considerazioni negative di cui il giudice dovrà necessariamente tener conto. Quindi, espletato questo, diciamo, questo non so come chiamarlo, questo excursus iniziale delle raccomandate, se chi riceve la raccomandata si nomina il suo avvocato, gli avvocati si sentiranno tra di loro e fisseranno un appuntamento con le parti, o senza, che lo decideranno insieme, per tentare di trovare bonariamente un'intesa che possa far separare i due coniugi senza dar luogo a quei lunghi iter processuali, quali sono quelli che si verificano nel caso in cui la questione finisca in sede istruttoria del tribunale. Altra cosa o considerazione da fare, che la legge stabilisce, è che chi riceve la raccomandata
Venir Conici, che riceve dal comandante mandato dall'altro che vuole separarsi, se non dovesse rispondere nei 30 giorni, non dovesse farsi sentire, farsi vivo, in questo caso chi ha spedito il coniuge che si vuole separare e chi ha spedito la raccomandata di cui non ha avuto risposta è facoltato a rivolgersi al tribunale, quindi ad adire la via giudiziaria. Ecco, escludendo questo caso, perché l'innovazione è proprio nel senso di evitare da un lato un carico di cause ai magistrati e dall'altro per consentire alle parti di arrivare a fatti concludenti, ad arrivare, diciamo, a definire le proprie situazioni familiari in modo più bonario e in tempi molto più brevi, perché molte volte il decorso del tempo non fa altro che, tra gli altri aspetti negativi, che acuire le accredini, acuire il dissidio già che c'è tra i coniugi. Quindi se anche chi ha ricevuto il coniuge, che ha ricevuto la raccomandata, si nomina l'avvocato e gli avvocati prendono contatti tra di loro, si incontrano con le parti, correntemente lo si fa insieme alle parti, perché è molto più produttivo incontrarsi soltanto i due legali senza avere l'apporto anche di dettagli che soltanto semmai le parti interessate possono conoscere, gli avvocati certamente no, allora si tenta, si comincia a ragionare in che maniera risolvere il problema. Soluzioni che ovviamente non è facile trovare, perché sono sempre situazioni abbastanza complesse. Ecco, avvocato, mi perdoni se la interrompo, giusto per chiederle, in questa circostanza, in questo primo percorso, passaggio, diciamo, può essere un unico avvocato, un unico legale, il consulente di entrambi i coniugi? Ma diciamo che la legge non prevede l'unico legale, perché il fatto che venga mandata la raccomandata da chi prende l'iniziativa della separazione all'altro coniuge, è ovvio che praticamente in quella raccomandata, se lo prescrive la legge, si dice all'altro coniuge che io intendo separarmi e quindi ti invito a nominarti un legale perché tu possa essere rappresentata. Non è previsto il caso dell'avvocato singolo per entrambi, come invece era possibile prima in sede di separazione consensuale, dove le parti si erano d'accordo su tutto, bastava un legale soltanto che le assistesse perché erano già d'accordo su tutto. Qui invece si parte proprio da negoziazione assistita, nel senso che entrambi sono assistiti dal professionista proprio. Poi, una volta che si sarà trovato l'accordo, se si riesce a trovarlo, cosa non agevole e che non capita frequentemente, perché in questo campo le parti, i coniugi, sono spesso, arrivano così carichi di amarezza l'uno contro l'altro, di acredine, più tutte le situazioni economiche che si sono accumulate negli anni e così via, che non è facile, ci sarà bisogno certamente di più incontri per cercare di arrivare a una soluzione bonaria, smussando un po' alla volta tutte le asperità che questi rapporti portano con sé. E quindi è previsto sempre la presenza di entrambi i legali. Se si dovesse fortunatamente arrivare a un accordo, quell'accordo verrà scritto, sottoscritto dalle parti in tutti i dettagli, poi depositato al tribunale, il quale provvederà poi alla sua ufficializzazione. Questa è la riforma più importante. Diciamo che riforma sempre, ma in senso più limitato, è quella cui forse faceva riferimento lei con la domanda prima. Se i due coniugi sono già d'accordo per una separazione consensuale, in questo caso non hanno bisogno manco dell'avvocato, potrebbero rivolgersi direttamente al sindaco, andare a presentarsi, chiedere una specie di udienza, ma un incontro col sindaco, il quale in questo caso farebbe lui, va bene, quasi da ufficiale pubblico, stilerebbe l'accordo e provvederebbe lui stesso all'inoltro perché venga formalizzato, e la cosa finirebbe lì. Ma da quello che mi risulta come dato statistico, è una strada questa praticata in modo molto molto ridotto, insomma non mi risulta che ci siano molti di questi casi, anche perché tutto sommato pure il sindaco così preso a dover fare qualcosa che francamente non è proprio nell'ottica di un politico, non è che sia la persona
più adatta, però la legge prevede anche questo. Quindi, mentre prima, laddove c'era l'accordo già iniziale, poteva essere un solo professionista che se servisse a tutelare entrambi o la posizione di entrambi e quindi raggiungere subito la consensuale, ottenere la consensuale, adesso questo si può fare rivolgendosi al sindaco. Diversamente, la strada da seguire con la nuova procedura è quella della mediazione assistita, dove appunto, come dice il termine assistita, ciascuna delle parti assistita da un professionista competente nella materia che deve adoperarsi innanzitutto e soprattutto per trovare un accordo. Ecco, anche attraverso semmai più incontri e così via, però bisogna perseguire tutte le maniere questo accordo che poi verrà formalizzato e a sua volta poi dopo la formalizzazione scritta avrà la sua ufficialità con l'imprimante anche del tribunale. Questo è il percorso. Ma in questo caso mi perdoni avvocato se lei, io devo interromperla perché i nostri ascoltatori magari potrebbero farsi Non avrei contraddittore, le stesse domande che magari le pongo io a volte, magari un po' così, un po' diciamo non tanto razionali, però serve anche questo. Ma chi è che assiste in questo caso i due separandi? Può essere un legale, può essere un avvocato o un esperto sociale, può essere un No. La legge fa espresso riferimento a due professionisti che sono due avvocati, dice proprio che la parte deve nominare un avvocato. Sì, esattamente. Quelli credo che quegli apporti collaterali di vari consulenti potrebbero essere utili, servire laddove ci dovesse essere una situazione così aspra, così dura, e allora potrebbe anche, nulla vieta che possano anche con l'accordo di tutte le parti chiamarsi in ausilio anche queste altre competenze, queste altre professionalità, ma diciamo, correntemente non viene molto praticato, almeno da noi, questo aspetto. Insomma, di solito ecco, in tutte le maniere tentano i due avvocati incaricati, perché la finalità è proprio quella, e dato che di questo poi non solo si dice nella raccomandata che io per separarmi intendo avviare la mediazione assistita, ma anche nei verbali che seguiranno come attestato degli incontri avvenuti e dove si scrive o si dovrà scrivere tutto ciò che è stato detto e tutto ciò che è stato proposto dalle parti interessate, e chiaramente sono gli avvocati quelli che si spendono per far sì che si possa arrivare ad una conclusione positiva. Insomma, quello che si scrive, avvocato, scusi, viene naturalmente controfirmato. Quello che viene scritto viene anche controfirmato dai coniugi che sono in via di separazione. Perché le parti sono protagoniste di questo procedimento. Questo è anche l'altro aspetto innovativo, perché si fa insieme a loro, e chiaramente la prima sottoscrizione del documento deve essere quella delle parti, cioè dei coniugi che si separano. Gli avvocati controfirmeranno per autentica delle firme stesse, e perché sono stati loro insieme nel procedimento che si è posto in essere, che si è attivato per arrivare a quella conclusione. Quindi parti devono assolutamente, sono protagoniste in primis, devono sottoscrivere, se no non varrebbe nulla. Ecco, allora, avvocato Pagano, i tempi, diciamo, perché si verifichi questo evento di separazione, in questo caso sono, diciamo, notevolmente ridotti rispetto a prima? Beh, sono molto più ridotti, perché tenuto conto che già abbiamo un primo termine stringente, quello che viene dato al coniuge destinatario della raccomandata, in cui l'altro coniuge manifesta l'intenzione, la volontà di separarsi, deve entro 30 giorni dare risposta, nel senso se aderisce o meno alla separazione assistita oppure no. E ripeto, corsi 30 giorni senza risposta, l'altro coniuge che ha preso l'iniziativa in questo caso è legittimato a rivolgersi direttamente al tribunale, perché il non risposto si intende come rifiuto della proposta fatta, insomma. Ecco, in e questo caso già questo poi chiaramente gli avvocati si incontrano entro termine breve, perché la finalità è anche quella di procedere in modo più spedito, e devono necessariamente stringere i tempi,
Per cui voglio dire, già il fatto stesso di non doversi trovare in udienza, aspettare il rinvio delle udienze, tutto questo non c'è, e chiaramente stringe molto di più i tempi, perché gli avvocati con le parti si accordano a rinvii anche brevi, e molte volte sono necessari anche per poter capire meglio, oppure per le questioni economiche, quali sono i valori in campo, insomma ci sono tanti aspetti che possono rallentare, ma non certamente mai i tempi del tribunale. È molto più rapido il procedimento, cioè si arriverà a una conclusione positiva o negativa in tempi molto più rapidi. Quindi anche con la mediazione assistita, cioè quando ci sia la necessità dell'intervento di entrambi i professionisti, diciamo, può essere accorciato il tempo di accordo, insomma. Sì, la finalità è proprio quella, l'ho detto. Ma passando le aule di tribunale? Eh sì, ridurre il carico di cause ai magistrati, perché sappiamo tutti che i nostri tribunali hanno sul groppone migliaia e migliaia di cause in arretrato, a livello nazionale sono milioni, per cui siamo stati spesso e volentieri anche richiamati e multati dalla comunità europea per i ritardi con cui si rende giustizia in Italia. Allora tutto questo dovrebbe ridurre di molto il carico sul ruolo di ciascun magistrato, e consentirebbe anche ai cittadini, che spesso al di là della formalità legislativa, con buon senso, con praticità, riescono a trovare intese che forse in quelle aule non si riesce a trovare, sopraffatti come si è dal formalismo, insomma. Quindi sotto tanti profili questa riforma va nella direzione giusta, cioè di riportare questo paese a dare giustizia in questo settore specifico, perché negli altri attendiamo ancora le riforme, in quel settore specifico a dare giustizia o a rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini in tempi ragionevoli, come accade abbondantemente già da tanto tempo in tutti gli altri paesi occidentali. Noi ecco, siamo ma queste, sotto questo profilo i meno allineati. Queste procedure, credo di aver capito, rendo anche meno oneroso l'impegno economico dei coniugi. Non che c'è intendono. Dubbio che l'impegno economico, o comunque il carico, la spesa, l'incidenza economica sulle parti è inferiore, perché dato che il costo o la parcella di un professionista è commisurata non solo al valore della causa, ma anche al numero di udienze che si tengono, alle attività istruttorie che si svolgono, perché a volte vengono è necessario, si richiede la nomina di CTU per valutare i beni e così via, testimonianze, c'è tutta una serie di attività istruttorie che possono, secondo i casi, essere messe in campo da ciascuna delle parti per dimostrare le proprie ragioni, che chiaramente diventano udienze, diventano lungaggini che alla fine incidono sul costo della causa, sul costo finale della causa, perché non c'è dubbio che ogni volta che l'avvocato deve essere in udienza, deve ascoltare i testi e perdere la mattinata in udienza, fa parte di quelli che sono le competenze, gli onorari che gli spettano. Anche se oggi la tariffa è stata riformata, per cui è stata, diciamo, mentre prima c'erano tante voci da mettere in prima, adesso sono state molto ridotte, sono state in definitiva individuate soltanto quattro fasi a dire, però ecco, l'incidenza economica c'è, e con la procedura della mediazione assistita indubbiamente si induce anche la spesa. Ecco, allora prima di andare avanti le vorrei così sottrarre un po' di pensiero su una valutazione sociale. Magari non spetta a lei il compito di, però a noi interessa sapere lei cosa ne pensa. Cioè il fatto che ci siano un aumento, diciamo, del numero delle persone che si separano può essere imputato alla fragilità del rapporto, alla facilità dell'iter procedurale di cui fino ad ora abbiamo parlato, o può essere anche imputato al fatto che la nostra società subisce attacchi centrifughi da diverse parti, insomma. Qual è secondo lei il motivo per cui avvengono molto più facilmente questi procedimenti, si avvia verso la separazione la coppia italiana? Ecco. Beh, questa è una domanda abbastanza complessa,
che secondo me non può avere una risposta univoca. Le componenti, le concause sono moltissime. Non c'è dubbio che viviamo in una società che per ragioni le più disparate, dal dopoguerra in poi, almeno parlando di noi Italia, dopo la seconda guerra mondiale, ha progressivamente portato a una crisi della famiglia che prima ovviamente non si avvertiva. Non si avvertiva in modo così massiccio, in modo così forte, in modo così pesante. Erano casi molto, molto episodici, molto rari. La famiglia continuava a essere la base della società, la cellula base della società, e ovviamente tutto questo, una famiglia che rimane unita, ripercuote i suoi effetti benefici sui figli, sulla loro crescita, la loro formazione, e anche tutto sommato, pure dal punto di vista economico, una famiglia che non si scinde conserva anche una capacità economica, una possibilità economica di aiutare i propri figli, che si disperde quando invece i coniugi si separano, perché non c'è dubbio che separarsi significa in definitiva, ecco, per ciascuno dei coniugi aumentare le proprie spese, perché separandosi non si fruisce più insieme degli stessi servizi, ognuno dovrà fruire in proprio, da singolo, dei servizi, così come l'altro, e quindi dalla casa a tutte le altre utenze sono tutte spese che gravano su ciascuno dei due, quando invece gravavano prima su tutti e due insieme, e quindi si sopportavano più facilmente. Spesso e volentieri questa cosa poi diventa più drammatica laddove c'è un coniuge che non ha un reddito, e quindi se la famiglia era monoreddito, separandosi è chiaro, da quel mono dover mantenere un gruppo familiare che si, diciamo, che si nuclea intorno alla madre se ci sono dei figli minori e alla casa coniugale, e l'altro che va formandosi in capo all'altro coniuge che è rimasto fuori e che quindi per necessità le più varie penserà di rifarsi una vita, una famiglia e così via, diventa drammatico. Non a caso noi apprendiamo dai giornali o dai dati statistici di quanti poveri, spesso uomini, sono aumentati in Italia, che sono spesso e volentieri barboni, che sono la conseguenza di separazioni che hanno portato alla frantumazione economica quando questa economia della famiglia era molto modesta, e quindi alla fine all'impossibilità di poter continuare a vivere in modo dignitoso come accadeva prima. Poi c'è un aspetto... Prego, avvocato, volevo soltanto darle un input, credo che, insomma, naturalmente sia di interesse anche dei nostri, ma questa legge secondo lei non è tuttora sbilanciata nei confronti magari di un sesso femminile che adesso molto più di prima occupa lavoro, occupa spazi lavorativi, quindi non è tanto indifeso come lo era prima? Diciamo che praticamente questa riforma, con la riforma della la legge sul matrimonio del 75, certamente ci fu, insomma, un trattamento di maggior favore nei confronti della donna e di minore considerazione della condizione maschile, atteso che l'uomo in definitiva in caso o in sede di separazione è costretto a lasciare la casa coniugale e quindi a uscire fuori di casa, e quindi si trova di colpo privato non solo dei suoi affetti, perché fuori dalla casa coniugale significa non avere più i figli intorno, non poter fruire più della loro compagnia, non poter fruire del loro affetto, significa essere privati immediatamente degli affetti più cari, oltre poi di tutti quelli che sono i beni personali, i comfort e così via che uno aveva nella casa coniugale, che era anche un punto di riferimento squisitamente personale per tante cose, le abitudini acquisite, e si ritrova in mezzo alla strada, mentre la donna conserva tutto questo ambiente che non è poco dal punto di vista affettivo, morale, per cui chi rimane privato certamente ha un
diciamo, sotto questo aspetto, uno stress psichico fortissimo. Ecco, ora nella mediazione assistita tutto questo, dato che non c'è più la, diciamo così, l'osservanza stretta di quando è previsto nella norma codicistica, ma sono le parti che insieme con i loro avvocati gestiscono come e con quali modalità questa separazione deve avvenire, quindi si spera e insomma si vede anche che si vada ad attuare una separazione che è meno, come voglio dire, è meno traumatica, perché la si costruisce insieme, anche se è una costruzione in negativo, ma quantomeno la si costruisce insieme, tanti aspetti forse assumono connotati meno drammatici di quelli invece laddove la separazione avviene con l'applicazione rigida della legge e con la conseguenza che chi, ripeto, si trova da una certa parte, e in questo caso l'uomo, effettivamente, basta per dirne una, il fatto stesso che i figli, se sono minori, sono affidati sempre e quasi esclusivamente alla madre, e mai, in casi molto rari, un fatto rara avis che sia stato affidato un figlio a un padre, e questo insomma la dice lunga, perché i figli significano gli affetti più cari, significano certo. Anche la forza di andare avanti, insomma, significano tante cose. Ma avvocato, poi i figli vengono usati da chi li ha in affido, al di là dell'affido congiunto previsto in quella riforma fatta in itinere, che non ha risolto nulla, anzi spesso ha aumentato la conflittualità, perché l'affido congiunto significa che i figli sono di fatto affidati alla madre, si usa il termine collocati per non dire più affidati, ma non cambia niente, perché spesso in questo paese si cambiano le parole ma i contenuti rimangono identici, e spesso i figli vengono usati quando sono minori come arma della moglie che li ha avuti in affido nei confronti o contro il coniuge separato, e c'è tutta una casistica a riguardo non da poco, infliggendo così sofferenze morali molte volte traumatiche, insomma, ecco, terribili. Secondo la sua esperienza, si separano solo coloro che non sono mai stati uniti, o anche coloro che comunque un'unione l'hanno avuta? Ma diciamo che in questo campo c'è di tutto e di più, anche perché pure quelli che sono stati uniti, semmai anche inizialmente bene, arrivato a un certo momento della vita, ma caso sono molto frequenti, aumentati anche notevolmente, le separazioni in età o in coppie che sono state insieme 25 anni, 30 anni, 20 anni, proprio perché forse in tante coppie viene a logorarsi il sentimento che inizialmente era valido, era buono, e se non è stato alimentato, non ha trovato motivi per continuare a mantenersi vivo, finisce per esaurirsi e finisce per dar seguito poi o per dar luogo a separazioni in età che veramente, insomma, non, prima non erano immaginabili. Poi non ne parliamo di quelli che sono gli incidenti in itinere, e dove capita che qualche evento tipo, ecco, diciamo così, infrangere il vincolo della fedeltà nel matrimonio, capita anche questo abbastanza frequentemente e diventa motivo di separazione. Separazione traumatica, perché l'altra parte che subisce, va bene, subisce la separazione per fatti esterni di questo genere, e chiaramente la si vede piombare così come un fulmine a ciel sereno, e lascia una ferita molto più grossa. Cioè, le cause sono le più disparate, poi ci sono cause economiche nella coppia, che spesso nascono questioni di carattere economico, semmai alimentate dagli assidi dei collaterali, cioè dei familiari dell'uno o dell'altro. Insomma, queste storie sono complesse e c'è sempre di tutto e di più. Insomma, non si può dire che prevalentemente questa causa o quell'altra, ne capitano in tutti i modi, e le cause sono le più disparate, le più varie, insomma. Avvocato Pagano, una considerazione che riguarda una nazione, una regione,
con ricchi fenomeni di separazione o anche di divorzio. Secondo lei può un numero enorme di questi eventi rendere la nazione, la regione più debole? Cioè, voglio dire, una nazione fatta di famiglie fatti da single è una nazione più debole rispetto a quella che invece in maniera così monolitica gestisce un rapporto a due con un sistema, diciamo, matrimoniale che comunque regge e dà maggiore concretezza, maggiore forza all'unità anche nazionale, diciamo. Sì, beh, non c'è è più vulnerabile il cittadino, insomma. Non c'è dubbio che la separazione di per sé, proprio perché è una separazione, già una lotta intestina, è già un motivo di debolezza. È chiaro che una società nella quale questa, che è considerata da sempre la cellula base della società più allargata, che è quella nazionale, è chiaro che scindendosi, rendendosi attraverso, diciamo, il guasto del gruppo familiare, produce non solo motivi di debolezza sotto questo profilo, ma anche di disagio, perché tutti i figli che incappano in questa disavventura portano dietro delle ferite, spesso non sempre ferite che si riesce a lenire, portano di per sé dietro l'idea stessa che il matrimonio non è più quel porto sicuro qual era una volta, dove si aveva un'idea, una visione che sarebbe durato per tutta la vita, con tutti gli aspetti non solo negativi ma anche positivi che questo stare insieme comporta, compresa anche l'assistenza reciproca, avere un punto fermo nella vita, un punto di riferimento, un ancoraggio, possiamo usare tutti i termini che vogliamo. È chiaro che ogni famiglia che si disgrega vengono meno tutti questi punti fermi e conseguentemente i gruppi o diciamo i vari componenti del gruppo familiare che lo subiscono da questa separazione non escono rafforzati, ne escono indubbiamente indeboliti. Ed è chiaro che questo, riprodotto su scala per un intero paese, non si può dire certamente che la società di quel paese è una società più forte o quantomeno una società che possa competere con quelle altre società che in altre parti del mondo continuano ad avere ancora una unità familiare molto consolidata, molto forte. Lasciamo stare se all'interno di quei gruppi ci sono diciamo situazioni o costumi costringenti, però di fatto mantengono l'unità familiare e quindi si presentano, sono decisamente sotto questo profilo società più forti. Ecco, allora se lei è d'accordo procediamo adesso con l'iter successivo a quello della separazione, che dicevamo può essere anche diciamo fatta attraverso una mediazione assistita, ma se non sono d'accordo diciamo che questa separazione deve seguire, mi pare di aver capito, i canali diciamo ufficiali pregressi, deve seguire l'iter processuale dell'organo giudiziario preposto, cioè del tribunale. Ma dopo prego. Volevo dire, ma dopo la separazione, in ogni caso, sono stati ridotti anche i tempi che intercorrono fra la separazione e poi la richiesta del divorzio. Sono diminuiti. Sì, ecco, diciamo, questa poi è una fase successiva alla separazione, a cui non eravamo ancora giunti. Ecco, l'altra modifica successiva, perché la base della riforma è questa qui. Si aggiunge poi successivamente per il divorzio, ecco, finalmente non c'è più bisogno di attendere i fatidici 3 anni da quando i due soggetti, i due coniugi sono comparsi davanti al presidente o da quando si hanno dimostrato di essersi già di fatto separati da prima, non sono più richiesti 3 anni durante i quali non devono essersi mai più riconciliati, perché se ci sta o è avvenuta una riconciliazione anche di breve tempo, i 3 anni cominciano a decorrere da quando si è sciolta questa successiva riconciliazione.
Quindi tutto questo tempo finalmente non c'è più, e conseguentemente una volta che uno ha ottenuto la separazione o con la negoziazione assistita o in via giudiziaria con provvedimento del tribunale, può rapidamente fare domanda per ottenere il divorzio e quindi arrivare alla soluzione finale o definitiva del vincolo familiare, del vincolo coniugale a cui era legato, quindi potessi risposare, potessi ricostruire una vita senza dover incappare in nessuna problematica quale invece poteva essere prima. Quindi anche questo tempo si è ridotto moltissimo in definitiva. E sotto questo profilo il vantaggio, usiamo pure questo termine, insomma, perché chi si separa certamente non possiamo parlare in termini positivi, usiamo questo termine di vantaggio dal punto di vista procedurale, e anche questo perché molte volte questi 3 anni erano veramente tanto lunghi e non si è mai capito per quale motivo bisognava attendere 3 anni, cioè perché mai fosse stato quantizzato in questo tempo così lungo l'intervallo da porre tra la separazione e il divorzio. Perché l'abbiamo già detto prima, nel caso in cui questi coniugi volessero ritornare insieme, non hanno bisogno dei tempi della legge, lo fanno, e lo fanno quando vogliono, come vogliono. Mettere in mezzo 3 anni per poter definitivamente sciogliere il vincolo matrimoniale che ormai ognuno delle parti ha abbandonato, perché semmai ognuno poi ha ricostruito una propria vita, è veramente era qualcosa di incomprensibile che finalmente è stato eliminato, insomma. Nelle trattative conseguenti anche al divorzio ci sono anche purtroppo da considerare alcuni strascichi di natura economica. Esiste ancora, esiste ancora, diciamo, perché come dicevamo prima, la penalizzazione soprattutto da parte del genere maschile sembra che continui a mietere vittime. Come dicevamo prima, abbiamo diversi uomini che non riescono a gestire il fattore economico, quindi la loro vita, insomma. E non riescono più ad avere i mezzi per poter continuare a vivere dignitosamente come prima, finiscono per andare alle mense sociali, vanno per strada perché non sono in grado di pagare un fitto, ma non potevano pagare l'assegno di mantenimento per moglie e figli, gli avanza così poco che non sono in grado di pagarsi un fitto di casa, e quindi finiscono per andare in macchina, per strada, e di casistiche ce ne hanno finite. Ecco, ma questa legge che riguarda la gestione delle nostre separazioni, credo che abbia aspetti diversi in alcuni altri paesi, dove credo di poter dire che una volta che si interrompe il rapporto, ognuno ha, diciamo, la facoltà, ma anche la necessità di dover provvedere al proprio mantenimento. Cioè, voglio dire, questa legge del nostro paese invece obbliga il genere maschile o il femminile, dipende da quali situazioni economiche sono migliorative l'una rispetto all'altra. Diciamo correntemente è il maschile, insomma. È il maschile, deve sostenere il coniuge per tutta la vita. Sembra quasi che ci sia una punizione divina, insomma, in questa nostra legge nazionale, credo che riguardi. Diciamo che sì, senza metterla in termini divini, senza chiamare il Padre Eterno, insomma, non c'è dubbio che, prima rispondendo alla prima parte della domanda, è chiaro che il coniuge o il marito di cui vogliamo parlare non è che abbia l'obbligo di provvedere, e per vivere deve poter provvedere a se stesso, però questo tema non se lo pone il nostro codice, e il nostro codice si pone semplicemente il tema che il marito dovrà dare al coniuge, alla moglie in questo caso, che non ha reddito, dal suo stipendio o dalla sua retribuzione dovrà dare una parte abbastanza consistente alla moglie per mantenersi, e soprattutto se ci sono figli e se questi sono minori, insomma, la parte dello stipendio o del reddito o della retribuzione di quest'uomo se ne va dall'altra parte, è privato di una parte sostanziale, va bene, del proprio reddito, del proprio stipendio
la propria retribuzione, è chiaro che tutto diventa problematico, perché non solo dovrà provvedere a se stesso come prima, ma come dicevamo, come accennavamo, anche le spese della quotidianità, che prima, ecco, con la stessa spesa si poteva provvedere per entrambi, per il gruppo familiare, adesso dovrà farlo in proprio, sopportare in proprio dei costi, che è come se per sotto un certo profilo il costo è rimasto invariato o quasi, mentre l'entrata si è ridotta di parecchio, perché si stacca l'assegno di mantenimento per la famiglia che si è lasciata. Ma infatti porta a un depauperamento, a un impoverimento di tutti e due i gruppi, ma soprattutto, ecco, del marito, dell'uomo che da solo dovrà andarsi a affittare un'altra casa, dovrà arredarsela, dovrà provvedere, insomma, ci sono una marea di spese che deve affrontare. È un danno da poco. Ecco, questo aspetto economico, nelle sue estreme espressioni, può causare anche una separazione in casa, cioè vuol dire molti coniugi, o perché troppo ricchi o perché troppo poveri, sono costretti a rimanere separati in casa senza separarsi ufficialmente. Sì, è vero, questo fenomeno è anche molto frequente, molto frequente. Guarda, mi chiamo tu, sono al telefono. Ecco. È molto frequente, per cui ci sono anche situazioni di questo genere, che delle coppie si separano, molte volte lo fanno di fatto più che in tribunale, continuando a vivere sotto lo stesso tetto da separati in casa, proprio perché hanno la consapevolezza, soprattutto per l'uomo, che uscire fuori di casa significa finire in mezzo alla strada, e allora trovano un modus vivendi spesso anche molto pesante sotto l'aspetto psichico, sotto l'aspetto affettivo, e continuano a convivere sotto lo stesso tetto. Ma è facile immaginare che tipo di vita è per l'uno e per l'altro, cioè con una qualità della vita scadentissima, molto bassa, molto brutta. Ma nella però sua esperienza è un danno minore che non finire come barboni in mezzo alla strada. Ecco. Nella sua esperienza, secondo la sua lunga esperienza, avvocato Pagano, c'è uno stereotipo maschile o femminile che secondo lei è più facile che sia candidato alla separazione piuttosto che a un matrimonio duraturo? Ma secondo me, insomma, non si può identificare lo stereotipo o l'individuo. Cadremmo nelle stesse pecche, negli stessi errori gravissimi commessi, faccio una regressione, ecco, fino agli anni 20 ha dominato nel mondo penale l'idea del criminale che nasceva già con dei dati che erano riscontrabili nella pratica, dati somatici, che facevano pensare al soggetto che sarebbe stato sicuramente un criminale, o che comunque sarebbe stato un soggetto asociale, o comunque dannoso per la società, e quindi si studiavano i caratteri somatici, i caratteri, gli aspetti del cervello di questi grandi criminali, tutta una cosa che poi si è rivelata completamente fuori dal reale, perché per come noi siamo diversi tra di noi è difficile poter individuare chi ha già di per sé i caratteri, quindi il prototipo di chi è esposto o sarà sicuramente esposto alla separazione. Posso immaginare, non so, a una persona violenta, solo questo potremmo dire, che probabilmente se una persona è molto violenta sicuramente non troverà facilmente la possibilità di una donna che continui o possa permanere a lungo insieme se lui è così violento. Possiamo fare un'ipotesi di questo genere, ma al di là di questa ipotesi altre io non ne vedo, perché poi dipende da chi si incontra, perché molte volte anche i violenti incontrano delle donne che sono così, hanno tanta capacità di sopportazione che riescono a sopportarli, o non chiedono una separazione per non guastare la famiglia, lo dicono, lo fanno per i figli, li sopportano per i figli, però ecco, riescono a sopportarli, mentre altre invece no, hanno un altro tipo di carattere più reattivo, ai primi atteggiamenti violenti subito pongono fine all'unione coniugale e cercano di andare altrove, cioè non si può fare un prototipo. E ci sono delle società
oppure degli aspetti politici particolari che possono, secondo lei, favorire una separazione piuttosto che una unione di una coppia? Ma io, francamente, dal punto di vista sociale, credo che forse, ecco, se la società nostra, lo Stato, si occupasse di essere o cercasse di essere più generoso verso le famiglie, e cioè aiutare i gruppi familiari, probabilmente, forse, alcuni gruppi o alcuni nuclei familiari continuerebbero a rimanere uniti, perché molte volte causa di separazione è anche il disagio economico, perché quando in casa cominciano a mancare i soldi per le necessità o per poter soddisfare i bisogni primari, non c'è dubbio che diventano motivo di discussione tra i coniugi. Queste discussioni, questa è la situazione continua così, e diventano sempre più frequenti, assumono toni sempre più forti e finiscono la separazione. Io ho avuto modo di occuparmi di diversi casi dove, avendo l'uomo perduto il lavoro per la crisi che ormai da anni noi abbiamo, da dopo la perdita del lavoro sono cominciate le storie in casa che hanno portato alla separazione. Bene. Quindi il fattore economico è molto importante, per cui se lo Stato, ecco, avesse una, diciamo, un approccio più generoso, più diciamo di aiuto a tante famiglie in difficoltà, mi riferisco alle famiglie monoreddito, perché questo accade in quelle famiglie, probabilmente tante separazioni si sarebbero potute evitare o si potrebbero evitare. Bene, io chiedo al nostro Rosario Moreno se abbiamo superato i tempi della chiacchierata con l'avvocato Pagano, se il nostro amico Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV, ha interessi. Massimo, hai voglia di fare qualche domanda, qualche intervento all'avvocato? Pronto Massimo? Sì, ci sono, ma sento parecchio rumore di fondo. Vi do una news invece, credo che sia attinente a quello che state dicendo. Mi è arrivata pochissimi minuti fa, la riporta anche il televideo, prendiamola qui dal televideo, ecco la fonte è questa: non paga gli alimenti, prima condanna penale. Dunque, prima condanna penale per non aver pagato gli alimenti è successo a Milano. In 5 anni dopo la separazione, un uomo ha dato alla moglie solo 2.500 euro per mantenere i 3 figli minorenni, condannato a risarcire 97.000 euro e a 7 mesi di carcere per violazione degli obblighi di assistenza familiare. È la prima volta che in sede penale viene quantificato il risarcimento dei danni morali, dice il legale della donna. Per mantenere i figli la donna ha fatto la badante e la domestica. Ecco, avvocato, vuole commentare questa notizia? Sì, sono perfettamente d'accordo che questa sia per la prima volta che accada in Italia, perché laddove al mancato adempimento avete l'onere di passare, di pagare l'assegno di mantenimento, sono state fatte molte volte denunce e così, perché sono fatti penalmente rilevanti, ma si sono sempre tradotti in buona sostanza in nulla. Questa è la prima volta, evidentemente noi siamo in presenza di un coniuge che non ha pagato pur avendo la possibilità di pagare, e quindi ci saranno diverse altre concause o motivazioni sottostanti a quel provvedimento, che non solo l'hanno condannato a pagare l'arretrato che non ha dato, se ho capito bene, ma anche addirittura scontare una pena per aver violato, perché lì c'è anche la definitiva, la violazione della sentenza, il mancato adempimento della sentenza da parte del soggetto che doveva provvedervi, e certamente è anche un motivo di reato. Però immagino che ci saranno state altre ragioni che avranno portato forse il tribunale che ha emesso la sentenza, il giudice monocratico, avrà individuato delle ragioni in base alle quali, per ipotesi, questo signore, pur potendo, non ha pagato, proprio per mettere in disagio, proprio per mettere alla sua mercé il suo gruppo familiare, che semmai non faceva, non si comportava come lui desiderava. Insomma, ci possono essere tante altre ragioni, però effettivamente è un primo caso
di condanna penale di così pesante perché non ha pagato gli alimenti, insomma. Perché ci possiamo dire a riguardo anche di persone che, o di uomini, parliamo specificatamente di uomini, che conservando nei confronti del coniuge, del gruppo familiare, un risentimento, un astio così forte, sono arrivati al punto da licenziarsi dal posto di lavoro pur di non essere costretti a pagare l'assegno di mantenimento, perché chiaro, laddove la moglie, i figli non avevano l'assegno di mantenimento sulla sponde, ovviamente si rivolgevano al giudice, il quale ordinava al datore di lavoro di pagare direttamente la parte spettante al coniuge, detraendolo dallo stipendio del marito. Un certo numero di uomini hanno reagito a questo addirittura licenziandosi pur di non avere, di non dare questa soddisfazione alla moglie e semmai ai figli che ci sono, di essere pagati dal suo lavoro. Cioè succede di tutto e di più. Non abbiamo comportamenti univoci, ci sono situazioni incredibili, ma accade di tutto, come accade il caso della violenza estrema, che si arriva al femminicidio e così via, insomma. Bene, Massimo, se hai altre notizie da darci, ti diamo di nuovo la linea. Allora, dunque, per completare, prendiamo la linea ancora da Venezia, la Pineta Oggi TV, alle 19.28, scattata in questo momento. Dunque, c'è una notizia di cronaca, la prendiamo sempre dal televideo. Una donna di nazionalità albanese è stata uccisa questa notte a coltellate al confine tra Cavaria e Gallarate, in provincia di Varese. Dunque, la donna aveva 32 anni. È stata colpita dal marito, un connazionale di 42 anni, mentre dormiva. Poi salto un po' e dunque farò una sintesi: c'erano lì vicino che dormivano anche, dunque c'era i figli che dormivano, di soli 3 anni. E poi invece la più grande dormiva in un'altra stanza. Il marito, che ha chiamato i soccorsi, ha confessato subito, ma non ha spiegato i motivi del gesto. Un fatto che fa abbastanza pensare, sembra, insomma, sta gente, che questi casi che si ripetono sempre più di frequente, sembra quasi una patologia psichica che si sta estendendo nelle zone d'Italia, ma credo che queste cose succedano anche oltre confine. Alle 19.29 non ho altre notizie, vi restituisco la linea. A te, Ugo. Bene, io questa brutta notizia non avrei naturalmente voluto sentirla. In ogni caso, purtroppo esiste. Allora, intanto... Sì, l'avevo notata veramente, anch'io l'avevo sentita. Ecco, il tempo è piuttosto tiranno, quindi ringraziamo e salutiamo l'avvocato Pagano Raffaele, avvocato del Foro di Bari, civilista e matrimonialista. Lo ringraziamo per la sua... Prego. Ferma tutto, ne abbiamo un altro a proposito di notizie negative. Dunque, Milano, un uomo la leggiamo per la prima volta insieme. Dunque, un uomo ha accoltellato l'ex fidanzata per gelosia a Melzo, siamo appunto in provincia di Milano. La ragazza era una ventenne albanese, è ricoverata in gravi condizioni, mentre il suo ex compagno, un 27enne albanese, è stato fermato per tentato omicidio. Magari nella trasmissione delle 22 vediamo di approfondire questa notizia. Sicuramente, grazie Massimo. Stavamo salutando, rinnoviamo il saluto all'avvocato Pagano del Foro di Bari, civilista e matrimonialista, grazie della sua cortese disponibilità, ma anche dell'apporto non solo in quanto avvocato, ma anche in quanto esperto di problemi di natura sociale. Quindi grazie a voi. Di pari passo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, buona serata. Chiediamo al nostro regista Rosario Morino se siamo nei tempi. Giusti, Rosario? Sì, siamo nei tempi giusti, 19.30 in questo momento. Bene, quindi allora io avrei concluso qui da Bari. Oggi ho lavorato senza, non abbiamo avuto la partecipazione di Antonella Intranò e si sente molto la sua mancanza. Speriamo di averla fra un paio di ore nel nostro prossimo appuntamento delle ore 22. E quindi non mi rimane che salutare i nostri ascoltatori. Ringrazio il nostro regista Rosario Moreno, ringrazio Massimo Bonella,
e do appuntamento ai nostri ascoltatori alle ore 22 con la trasmissione che riguarderà la Antimafia 2000, l'argomento sulla mafia in questo paese. Grazie a tutti quanti, arrivederci a più tardi, risentirci a più tardi. Attenderemo con ansia Antonella Intranò. Ciao da Venezia. Ciao a tutti e vai con la sigla.